Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale, così qui di nuovo con Formula 1 2020, questa volta prima del Gran Premio andrei a vedere anche l'evento Invitational. Se nelle scorse stagioni, dopo averlo visto per la prima volta qualche annetto fa, lo andavamo a skippare perché in realtà ci serviva molto relativamente come cosa, adesso però vedete che nella modalità My Team c'è il bonus sia dei soldi in palio sia della fama, che sono due aspetti molto importanti. Quindi io onestamente andrei a riprenderli, magari inserendoli in alternativa ai Gran Premio, comunque proseguendo con questa modalità My Team, visto che comunque stanno uscendo parecchi episodi, eravamo abituati a un paio a settimana, quindi ci possono stare questi anche come extra, anche perché dovrebbero essere anche un po' più brevi, quindi un pochino mi aiutano anche in queste fasi di caldo estremo dove magari vi sto portando più video di guida, però appunto se sono un po' più corti riesco a sopravvivere un pochino meglio. Ora il circuito è di Zandvoort, quindi ancora più interessante la cosa perché andiamo a vedere un circuito tra virgolette nuovo, nel senso che per questo Formula 1 2020 andiamo a vedere in cosa consiste. Sembrava una sfida checkpoint, quindi andiamo a vedere un po' se riusciamo a completarla, così da portarci a casa un po' di soldi, un po' di fama, insomma, tutto fa brodo. Allora, vediamo nello specifico cosa ci dice. La Red Bull del 2010, limite tempo 32 secondi, da una partenza lanciata percorri la pista per coprire la distanza richiesta che sono 7 km e 8, prima che il tempo scada. Ok. Proviamo, signori, vediamo se riusciamo. Daje, daje. Ecco, ora il problema maggiore è dato dal fatto che la pista non la conosciamo e così come non conosciamo l'auto, quindi non lo so. Proviamo, proviamo. Possiamo anche, ok, cambiare miscela. Attenzione, come detto, dobbiamo fare un po' di pratica. Queste sono auto molto diverse da quelle che siamo abituati a vedere da un po' di tempo a questa parte. Mettiamo la grassa, no? Allora, 7 km e 8, li vediamo da là, ok. Che spettacolo anche queste auto. Infatti, ragazzi, come detto negli altri episodi, seguitemi anche sull'altro canale delle live dove magari qualcosina con le auto storiche riusciamo a fare. Magari non questi danni. Vabbè, vediamo, nel caso si può riprovare, nel dubbio, giusto per fare anche pratica e quant'altro. Che giustamente non è facile. Anche se per il momento stiamo andando bene. Hanno un po' più di potenza in uscita queste auto, quindi dobbiamo gestire meglio l'acceleratore, cioè almeno con più attenzione e pacatezza. Mamma mia, che spettacolo però questi salti nel passato. Poi ci sarà da vedere anche le auto di Michael, visto che abbiamo l'edizione Schumacher, anche con una steelbook fighissima. Infatti seguitemi su Instagram dove ve l'ho fatta vedere. Niente, sta curva la riusciamo proprio a fare. Addirittura proprio sbagliato la marcia alla grande. Dai, dai, che ce la facciamo. Grande. Ok, vabbè, ce l'abbiamo fatta, quindi si può azzardare. Ok, dai, ci siamo portati a casa un po' di soldi.
Oddio, abbastanza breve effettivamente questo evento, però ci sta, 150.000 più 1.000 di fama, avanza e vediamo un pochino il da farsi. Come detto, magari questo sarà un video extra, extra, quindi possiamo però inserirli. Fatemelo sapere anche voi nei commenti, però la mia idea sarebbe quella di inserirli comunque nell'arco del My Team, perché abbiamo l'opportunità di andare a vedere qualche vecchia auto e allo stesso tempo di andare un po', come detto, in scioltezza in alcune fasi. Allora, andiamo un pochino avanti perché qua, tra l'altro, ok, aggiornamento resistenza. Dovremmo aver completato anche quella che è la struttura. Sì, adesso è di livello 1, quindi in teoria ricerca e sviluppo dovrebbe averci sbloccato. Esatto, quelle, a parte che ma ha fallito di nuovo qua. Ma non era possibile fallire di nuovo, mi scusi. Forse non ce l'aveva data. Oddio, non lo so. Qua però adesso possiamo andare a sviluppare, qualora avessimo dei punti, qualcosina in più. Quindi funziona il fatto di andare a livellare, perché dovevamo anche capire come funzionasse il tutto. Vabbè, ragazzi, come detto, è stato abbastanza breve questo mini video. E ci vediamo con l'episodio classico del Gran Premio dal circuito di Shanghai in Cina. Mi raccomando, fatemi sapere anche la vostra. Ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.